Se mi accadesse un giorno, e potrebbe essere oggi, di essere vittima del terrorismo che sembra voler inglobare tutti gli stranieri che vivono qui, vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita è stata donata a Dio e a questo paese. Che accettino che il padrone unico di ogni vita non può essere estraneo a questa partenza brutale. Che sappiano associare questa morte a tante altre morti violente, rimaste nell'indifferenza dell'anonimato. Ho vissuto abbastanza per riconoscere di essere complice del male che sembra, purtroppo, prevalere nel mondo. E persino di quello che mi colpirà ciecamente. Non posso augurarmi questa morte. Non vedo come potrei essere felice che questo popolo, che amo, possa essere indistintamente accusato del mio omicidio. Conosco il disprezzo con cui si possono accomunare gli abitanti di questo paese presi globalmente. Conosco anche una certa caricatura dell'Islam che incoraggia un certo tipo di islamismo. Questo paese e l'Islam, per me, sono un'altra cosa. Sono un corpo e un'anima. La mia morte, certamente, sembrerà dare ragione a quanti mi hanno sbrigativamente trattato da ingenuo o da idealista. Ma essi devono sapere che io sarò finalmente liberato della mia curiosità più lancinante, perché potrò, a Dio piacendo, immergere il mio sguardo in quello del Padre per contemplare con Lui i Suoi figli dell'Islam così come Lui li vede. In questo grazie in cui tutto è detto, ormai, sulla mia vita, ovviamente includo voi, amici di ieri e di oggi. E anche te, amico dell'ultimo minuto, che non sapevi quello che facevi. Sì, anche per te voglio che questo grazie e questo addio comprendano anche te e che ci sia permesso di ritrovarci, ladroni felici, in paradiso. A Dio piacendo, nostro Padre, Padre di entrambi. Amen. Inshallah. Ce la fai? Sì.